La felicità è un lavoro dall'interno. Ci siamo lasciati così nell'ultimo post che ho trattato in tema mindfulness e vi avevo lasciato dicendo che sarà argomento di trattazione per la prossima volta il tema della gentilezza amorevole ed eccoci qua oggi a parlarne. Che cosa si intende per gentilezza amorevole? Come possiamo fare per espandere questo nostro stato interno, questo nostro sentire e dote che ognuno di noi ha dentro di sé, ma che è difficile talvolta tirar fuori in questa nostra società così tanto competitiva? Ecco, la gentilezza amorevole parte da un assunto di base. Ogni essere vivente su questa terra desidera essere felice. E noi abbiamo la possibilità non solo di provare felicità quando qualcosa di positivo accada a noi stessi, ma estendere il nostro sentire in termini di amore anche quando auguriamo qualcosa di bello, positivo e gratificante per qualcun altro. Si partirà nella meditazione quindi col rivolgere la gentilezza amorevole verso se stessi, col rivolgerla verso una persona a noi molto vicina, a noi cara, poi ci si sposterà e andremo ad una persona neutrale e poi si arriverà anche alle persone con cui abbiamo avuto un rapporto particolarmente conflittuale. E non è semplice talvolta, ma così facendo faremo sgorgare in noi anche un sentimento di compassione che ci porta al perdono, che come sappiamo il perdono poi in fondo altro non è che un dono che facciamo a noi stessi. Ecco, questo è ciò che si può esperire nell'ambito della pratica della gentilezza amorevole, un amore che non si rivolge solo verso sé, un amore che è disinteressato, che non si aspetta nulla in cambio e che non viene elargito in base al merito. È un amore che si può rivolgere a chiunque e sentir crescere attraverso questi pensieri di amorevolezza verso gli altri una sensazione di bene all'interno, prima di tutto, di noi stessi. Ed è questa una strada, una via che poi porta, diciamo, tutti gli uomini, gli esseri ad essere maggiormente connessi, maggiormente felici e in grado di sostenersi e supportarsi sinceramente gli uni con gli altri. Se volete maggiori informazioni vi invito a scrivermi e a partecipare a dei percorsi, notte incontri di Mindfulness Based Stress Reduction in cui vedremo tutte le meditazioni, tutto il percorso e acquisiremo, diciamo, degli atteggiamenti mentali più funzionali per il benessere sia fisico che mentale.